Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione del TG60 per questo nuovo appuntamento con l'informazione su TVL che apriamo con il sommario e i principali argomenti che approfondiremo in questa nostra edizione. Ogni giorno arrivano nel Pistoiese 10 nuovi migranti, attualmente sono circa 400, la situazione è fotografata dalla provincia. Il nodo, come per altri territori, quello dell'accoglienza, a cui si somma quello dei minori non accompagnati che gravano totalmente sulle casse dei comuni che li accolgono. Conto alla rovescia a Pescia per il Palio. Lo scorso anno vinto dagli Arcieri di Rione San Francesco, l'evento preceduto da tante manifestazioni, sfilate, il trofeo Pala del Paniere, cene propiziatorie, la gara domenica 3 settembre. Primo impegno ufficiale sabato sera per l'Estra Pistoia e i biancorossi di Coach Brienza saranno in campo a Pallamelo di Quarrata contro Chiusi, formazione di serie A2 per il trofeo Bertolazzi. Il match in diretta su TVL, sul nostro sito, sull'app TVL Play, ricavato in beneficenza. Dunque, apriamo parlando del tema dei migranti. Attualmente sono circa 400 quelli che sono ospitati in provincia, i percorsi di accoglienza coordinati dalla prefettura, ma le previsioni sono di nuovi ingenti arrivi e per questo già da tempo si stanno raccogliendo nuove disponibilità sul territorio. I flussi sono talmente tanti e talmente importanti dal punto di vista numerico che sul territorio pistoiese mi risulterebbe, da quanto comunicatoci dalla prefettura, ogni giorno arrivano da 10 migranti in su. Sono circa 400 i migranti attualmente ospitati nella provincia di Pistoia nei percorsi di accoglienza coordinati dalla prefettura, ma le previsioni sono di nuovi consistenti arrivi e per questo già da tempo si stanno raccogliendo nuove disponibilità. Attualmente dovrebbero essere 300 i posti ulteriori messi a disposizione dalle cooperative che gestiscono l'accoglienza. Il rischio che corriamo è che se questa accoglienza non è governata e soprattutto se non è supportata con risorse economico-finanziarie all'altezza della situazione, si possono accendere situazioni assolutamente non gestite che poi producono in cascata trattamenti sfavorevoli per gli ospiti da un lato e anche potenzialmente problemi di ordine pubblico. Il punto è la tipologia di accoglienza. Il modello ideale sarebbe quello dell'accoglienza diffusa, ma si scontra contro le risorse messe a disposizione. Da un lato, diciamo, nel pensiero della salvaguardia dell'equilibrio fra le comunità locali e le persone ospitate, il modello dell'accoglienza diffusa rimane assolutamente quello vincente. Dall'altra parte c'è un tema di costi che porta, diciamo, la riflessione nella direzione di individuare le strutture più importanti come strutture che danno la possibilità di realizzare, diciamo, quella sostenibilità economica che poi alla fine ti fa dare la risposta. Quindi ecco, l'accoglienza alberghiera non è sicuramente la migliore, però in queste condizioni e di disponibilità economiche e di pressione emergente, mi pare evidente che non si possa non fare una considerazione che va anche in quella direzione. Altro problema è quello dei minori non accompagnati. Che a differenza dell'accoglienza classica, penso all'accoglienza di primo livello, i CAS, gravano quasi completamente, diciamo, sui servizi sociali del comune che accoglie. La richiesta che mi sento di avanzare al governo nazionale è che si faccia carico più convintamente, in termini almeno di sostegno economico, di questa situazione, perché i territori rischiano il collasso. Sopralluogo dell'ARPAT Pistoia lungo il torrente Stella, Masotti, controlli eseguiti dal personale dell'agenzia per verificare la situazione delle acque nel torrente hanno riscontrato in prossimità del ponticino di via Quattro Querci la mancanza quasi totale di ossigeno dovuta al periodo di particolare caldo, gravata però anche da possibile afflusso di acque di origine civile, condizioni che provocherebbero anche cattivi odori e ristagno d'acqua. Le analisi condotte circa 100 metri a monte rispetto alle prime non hanno confermato la mancanza di ossigeno o la presenza di maggior materiale organico e minor ristagno. Il Dipartimento ARPAT di Pistoia ha così inviato l'esito dei controlli al comune di Serravalle, a Publiacqua, chiedendo di verificare la presenza di scarichi civili non allacciati alla pubblica fognatura. Andiamo adesso in montagna dove si è aperta la sagra di mezz'estate. Siamo alla 49ª sagra di mezz'estate. È una sagra che tutta la montagna pistoiese sta aspettando. Siamo qui col sindaco di Cutigliana Betone. La fiera tradizionale, la sagra tradizionale della montagna pistoiese, si può dire, perché è l'evento probabilmente più importante, più esteso per durata anche, e accoglie sempre molti turisti e molte novità. Quest'anno vedo anche delle bancarelle interessanti con dei prodotti molto interessanti, sia
del di prodotti alimentari locali, che altro, che artigianato e altro. È veramente una sagra importante, non solo, è da non sottolineare la sfilata medievale, la sfilata di costumi che arriverà tra poco e che anche questa costituisce ormai una tradizione intramontabile. Sagra quest'anno arriva alla sua 49esima edizione, vi aspettiamo fino a domenica, aperta dalle 10 a mezzanotte tutti i giorni, con banchi espositivi e gastronomici per poter mangiare. Tutte le sere abbiamo spettacoli musicali come la cover band degli 883, i Rocky Movie, Banana Split, quindi vi aspettiamo alla 49esima sagra e per la novità di quest'anno anche con una ricca lotteria di premi. Sentiamo gli standisti. Anche quest'anno abbiamo l'onore di partecipare alla sagra di mezz'estate qua a Cusigliano e per noi è una grande vetrina per promuovere i nostri prodotti, appunto, che abbiamo nella nostra gelateria San Marcello Pistoiese, Officina del Gusto, e siamo molto felici di partecipare. Fiori di Bobo è un'istituzione. Quanti anni è, Bobo, che fai la sagra di mezz'estate? Dal 1996 e siamo qui tutti gli anni. Ormai è un Cutigliano, un'istituzione, bisogna presentarsi, come si fa a mancare? E da un evento che è partito ad uno che sta per realizzarsi, ovvero quello degli eventi a Pescia che culmineranno con il Palio degli Arcieri, siamo in questo caso alla 46esima edizione. Lo scorso anno ad esultare furono gli arcieri e soprattutto i sostenitori del rione San Francesco. Quest'anno, a partire da domenica prossima, con le prime sfilate degli sbandieratori, il trofeo della palla al paniere, le cene propiziatorie dei quattro rioni e il corteggio storico, sarà rimesso in gioco il cencio nella giornata clou di domenica 3 settembre con l'edizione numero 46 del Palio Città di Pescia, presentato nella sala consigliare del Comune della Città dei Fiori. A contenderselo il rione Ferraia, il rione San Michele, il rione Santa Maria e il campione in carica, il rione San Francesco. Più o meno quest'anno il programma è il solito, però ci saranno delle novità, soprattutto per quello che riguarda un buon numero di gruppi per il concorso della Lama, che vengono sia dall'Italia che dall'estero, confermate appunto le due città di Augsburg e Neuburg della Germania, ma poi ci sarà Narni, Corinaldo e altri gruppi qui d'Italia, quindi dovrebbero essere su una quindicina di gruppi a partecipare. E come sempre c'è un grandissimo fermento nei quattro rioni pescetini, perché insomma questa è la settimana conclusiva di tutto un anno di lavoro da parte di tutti i partecipanti ai vari rioni. C'è veramente un duro lavoro che vede impegnati tutti i rioni per far sì che questa manifestazione, giunta alla 46esima edizione, riesca al meglio, come sempre del resto, e quindi un'intera comunità pesciatina che si mette al lavoro per far venire, per offrire alla città, ai cittadini, ma non solo, perché questo è di attrazione internazionale, vedere migliaia di cittadini e turisti che vengono a visitare Pescia. Quest'anno, a maggior ragione, ha confermato la regione il suo sostegno a questa iniziativa grazie alla meritoria opera della Lega dei Rioni, che voglio veramente ringraziare, perché si sobbarca un impegno assieme al Comune veramente straordinario, e quindi per la regione il sostegno finanziario è anche un apprezzamento per questo grande lavoro che non è solo del Palio, ma che dura tutto l'anno e che svolge un ruolo fondamentale in termini di coesione sociale del nostro territorio. Migliaia di persone hanno invaso il parco di Serravalle ad Empoli per il Beat Festival, giunto alla nona edizione ed organizzato dai fratelli Tafuro ed Umberto Bonanni, che si occupano da decenni anche del Pistoia Blues Festival. Il festival ha avuto come protagonista per la prima serata il DJ Gabri Ponte, un vero e proprio recordman di ascolti tra i DJ italiani. Ha festeggiato 25 anni di carriera, 4.000 presenti. Il Beat Festival prosegue ancora con 6 concerti che vedranno protagonista questa sera il rapper Villa Banks, per proseguire sino al 2 di settembre con l'atteso live del gruppo scozzese dei Franz Ferdinand. E
Ed ora parliamo di basket. Domani l'atteso esordio di Estra a Pistoia contro Umana Chiusi. Coach, rinizia la stagione. Sì, finalmente siamo ripartiti, finalmente si è tornati in palestra, finalmente si è ricominciato a parlare di basket giocato e non solo di giocatori o di video, e quindi grande euforia, grande eccitazione, grandi stimoli per quello che sarà una stagione difficilissima, ma che ovviamente come tutte le grandi imprese, tutte le grandi situazioni di difficoltà ti portano anche grandi stimoli e grande voglia di provare a superarsi. Giocatori che sono arrivati, tanti americani, quindi quintetto americano, gli chiedo su cosa avete puntato, tanta inesperienza magari per la categoria, ma anche tanto potenziale. Siamo partiti rimettendo lo zoccolo duro al centro del progetto, per cui parte dei ragazzi che hanno fatto l'impresa l'anno scorso sono rimasti con noi, e chi non è rimasto è stato solo per una questione di roster barra budget, di lunghezza roster barra budget. E sui nuovi ovviamente siamo entrati sul mercato con le nostre potenzialità, però abbiamo individuato dei giocatori che hanno grande, grande qualità, grande voglia di emergere, grande voglia di bruciare le tappe. E questo per noi è stato il leitmotiv degli ultimi due anni, e quindi era giusto, e comunque era un percorso che conosciamo, sappiamo le difficoltà del percorso, ma ripeto, la voglia di lavorare, la voglia di mettersi in mostra e di bruciare le tappe saranno quelle che poi ci porteranno a raggiungere i nostri obiettivi. Primo impegno, trofeo Bertolazzi, che cosa può dire il primo impegno stagionale, non ufficiale chiaramente, per questa stagione? È veramente la prima sgambata dopo una settimana logisticamente difficile in termini proprio di allenamenti, e poi ovviamente c'è tutto l'aspetto della preparazione atletica che va a condizionare quelle che sono in questo momento le energie sul campo e anche l'affiatamento e la conoscenza reciproca dei giocatori. E dunque l'appuntamento di domani sera del trofeo Matteo Bertolazzi, esordio come detto dell'Estra Pistoia, sarà trasmesso in diretta da TVL. È la terza edizione della manifestazione dedicata all'indimenticato capitano di Pistoia dei biancorossi di Brienza contro il San Giobbe Basket di Chiusi, ricordiamo, formazione di A2, oltre che sul canale 14. La partita sarà poi visibile anche sul nostro sito internet, e se non l'avete fatto scaricatela sull'app TVL Play per anche godere di tanti altri contenuti della nostra emittente. E questa mattina è partita la seconda tappa della 27esima edizione del Giro della Toscana femminile, da Quarrata arrivo a Serravalle, dopo un percorso di circa 99 chilometri. Intorno alle 15 è previsto l'arrivo delle atlete a Serravalle, dove verranno poi premiate alla Rocca Nuova. Ieri sera c'è stata la prima tappa di Campi Bisenzio, che ha incoronato come prima granduchessa di Toscana la tedesca Frances Brause, che ha preceduto la belga Van Einde e la polacca Wilcox, tutte racchiuse in un secondo e mezzo. Dunque la tappa di oggi è particolarmente importante perché potrebbe stravolgere naturalmente la classifica. E con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alla programmazione di TVL. Arrivederci, grazie.